E siamo allo Sport Calcio, si è conclusa da circa mezz'ora l'amichevole di lusso alla Patini di Castel di Sangro tra Pescara e Napoli, è finita come lo scorso anno quando si giocò al San Paolo, oggi stadio Maradona, 4-0 per i partenopei di Luciano Spalletti, gol di Osimhen e di Insigne sul rigore nel primo tempo, nella ripresa Unas e Zedaka, l'algerino classe 2000, lo scorso anno in prestito alla Cavese, nel Pescara in grande evidenza Sorrentino nel corso del secondo tempo, il giovane estremo difensore biancazzurro, classe 2002, ma per tutti i particolari ci colleghiamo in diretta con l'esterno dello stadio Patini, col nostro inviato Enrico Giancardi. Buonasera Enrico. Ciao Massimo, buonasera, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici all'ascolto in diretta al TG8 per raccontarvi questo test di lusso del Pescara, come detto giustamente tu da studio, stesso risultato dell'amichevole dello scorso anno, 4-0 in favore dei partenopei, con qualche indicazione che comunque è emersa nonostante le tante indisponibilità, vuoi per questioni di mercato, vuoi per questione fisica, degli uomini a disposizione appunto del tecnico Auteri, che ha schierato il 3-4-3 dopo quella 4-3-3 nella prima uscita stagionale a Paglieta, che sapeva tanto di soluzione di emergenza. Le cose che sono emerse, diciamo Massimo, è chiaro, ci sono le categorie e non si troveranno sempre di fronte giocatori come Fabian Ruiz, Insigne e soprattutto Osimhen, ma la facilità con la quale il Napoli ha preso le spalle alla difesa alta del Pescara è apparsa piuttosto evidente, anche se poco fa ci diceva il presidente Daniele Sebastiani, mostreremo nella seconda edizione l'intervista che abbiamo realizzato, che addirittura 3 dei 4 gol dei partenopei erano viziati da posizione di offside. Dicevamo, questa situazione, un buon Drudi, hai detto benissimo, di Sorrentino nel secondo tempo, a me è piaciuto anche molto Chiarella nel secondo tempo, questo giovane del 2002 prodotto del settore giovanile del Pescara, che ha fatto davvero molto molto bene al pari della coppia di difensori di centrocampisti centrali, soprattutto in fase di impostazione Memuscei e in particolare Pompetti, ma lo ripetiamo Massimo, calcio d'agosto, soprattutto troppa differenza di qualità tra il Napoli, che è una delle prime 5 squadre del nostro campionato, e il Pescara, che è ancora in fase di costruzione. Brevemente la cronaca, la prima conclusione al 6° minuto è del Pescara, con Dursi che prova il destro dalla distanza, bloccato senza particolari problemi da Meret, poi la gol del vantaggio del Napoli con Insigne che prende le spalle a Frascatore, posizione molto dubbia proprio al limite, il cross poi basso di Insigne per Osimhen, che occhi negli occhi con il portiere Radaelli trova il gol dell'1-0. Il Pescara addirittura potrebbe pareggiare sul sviluppi di un calcio d'angolo, Marilungo cross, il colpo di testa di Frascatore che prende il pene bene, il tempo a Di Lorenzo, la palla si stampa sulla traversa con il portiere Meret immobile. Poi arriva il 2-0 dopo una palla persa, Osimhen che manda in profondità Elmas che viene messo giù da Drudi, se fosse stata partita ufficiale in campionato sarebbe arrivato anche il cartellino rosso, arriva il giallo, il calcio di rigore, Insigne spiazza il portiere biancazzurro. Nella ripresa Pontivia Unas fa praticamente quello che vuole sull'out di destra e poi con un tocco da biliardo trova l'angolino basso, il 4-0 sempre sul cross di Unas. Zedepka tocca da due passi dopo una serie infinita di interventi importanti del portiere Sorrentino. Vi rimando all'edizione di questa sera per le parole del presidente Sebastiani. Massimo, vi riporto però una frase che ha detto il primo dirigente biancazzurro, che da qualche ora era un po' nell'aria. La risposta del Craiova per Pigliacelli non si avvicina neanche un po' a quelle che sono le possibilità del Pescara, quindi trattativa per il ritorno di Pigliacelli definitivamente conclusa. Se non ci sono domande ti restituisco la linea. Assolutamente, va benissimo così, grazie Enrico Giancardi. Tra l'altro lo stesso Enrico Giancardi ha realizzato un'intervista con il presidente della regione Marco Marsiglio, possiamo mandarla in onda. Presidente Marsiglio, un commento finale su questo secondo anno del Napoli in Abruzzo. Un altro ritiro molto positivo, c'è grande soddisfazione tra gli operatori e la città, il sindaco, mi hanno tutti riferito di grandi presenze, grande partecipazione, nonostante il fatto che anche quest'anno è stato purtroppo flagellato dal Covid e dalle sue limitazioni che non hanno permesso di fare spettacoli, presentazioni pubbliche, altri eventi che sicuramente avrebbero e moltiplicheranno nei prossimi anni la partecipazione, quindi un'esperienza positiva dalla quale l'Abruzzo ha tratto grande visibilità.
l'opportunità di farsi conoscere, al grande pubblico attraverso la sterminata tifoseria napoletana sparsa in tutto il mondo. Ecco, proprio ai nostri microfoni il presidente De Laurentiis aveva detto: non solo 6 anni, ma 6+6, sarà un'avventura molto lunga quella del Napoli qui in Abruzzo. Lo speriamo anche noi, d'altronde dipende principalmente dalla loro soddisfazione. Mi pare che anche la squadra, la società del Napoli Calcio, sia assolutamente soddisfatta. Ho parlato con i suoi dirigenti qui allo stadio, sono rimasti soddisfatti anche della sistemazione di quest'anno, che è diversa da quella dello scorso anno. Sono stati a Rivisondoli in una nuova e diversa sistemazione, hanno trovato anche lì tutto il conforto e tutta la sicurezza di cui la squadra ha bisogno. L'Abruzzo si continua a dimostrare all'altezza delle sfide che affronta e questo ci fa enormemente piacere.